chi ha subito uno scherzo oramai un mese e mezzo fa, è stato vittima di Caffè Sport, poi però non era potuto essere qui in studio per un problema personale, avevamo detto ok Totò, verrai da noi nel momento in cui segnerai un gol decisivo al 90esimo. Totò Pica è stato di parola domenica scorsa perché ha firmato il gol vittoria dell'Angelana contro il Villabiagio. Buonasera anche buonasera a Totò Pica, 7 partite, 7 gol con la maglia dell'Angelana, con sempre il solito rimpianto, oramai siamo sempre qui a dirlo, aver saltato quella finale di Coppa. Un Totò Pica che, nonostante la positività all'antidoping, insomma, comunque è sceso sempre in campo con l'Angelana. Poi ci rivedremo anche il suo scherzo. Sai perché? Bisogna un po' di... Perché Leonardo Bambini voleva comprarti memore anche di una trattativa. Leonardo, è iniziata quando? Vai. Credo 4-5 anni fa. 4-5 anni fa, sì. No, è stato... No, siamo stati bene, dai. Lì a casa, tranquilli. Sì, sì. È andato via che ha detto ci pensava un attimo e poi ha deciso, che la squadra a Città di Castello andasti. Sì, sì, sono andato a Città di Castello. E... Una scelta giusta? Alla fine sì, che abbiamo vinto il campionato. Però al Trestina ora fai sempre gol. Beh. No, adesso al Trestina, dopo che non è venuto, viene molto offeso. Sì, quando dal riscaldamento, quindi ancora mi carico. Se la legano facilmente al dito. Ti carichi da prima, certo. Risenti Totò, allora lo chiediamo a te, visto che non sei parte in causa, Trestina-Pontevecchio, visto com'è finita all'andata? Ma secondo me vince Trestina. Sì, perché secondo me è la squadra più forte del campionato, l'ha dimostrata tuttora e secondo me da qui alla fine... Anche se il presidente si tocca adesso, ma no. Il campionato vince il Trestina. Anche senza una mano riesce a toccarsi. Non c'ha le mani giuste. È fuori mano, sì. Ma stai facendo... Sì, è di Pierantonio, Totò, no? Ha chiesto Totò, di Pierantonio, sì. Poi ora sai che facciamo? Mandiamo la fascia pubblicitaria così magari parlate anche meglio. Allora, ci fermiamo, 270 secondi. E niente, poi c'era... Sì. Questo era l'unico insulto, poi ultimi No, questo non è un insulto, dice gli ultimi ospiti della trasmissione sono andati in gol. Menichini contro l'Angelana, Petterini al 90esimo e Bragetti doppietta da Federico De Assisi. Quindi Totò puoi dormire sonni tranquilli, insomma, dalla Subasio. Un favore al presidente. Ma, tutti i testi scaramantici. L'ultimo esatto, proprio per Totò. C'è Angelana Subasio, domenica, che abbiamo un altro messaggio. Ce n'è uno proprio per Totò. Per Totò. Ah, per Totò, sì. Chiedete a Pica se si ricorda della bicchierata di vino presa in Pierantonio Tiberis 3-1. A posto ti ho detto se di Pierantonio. Ah, ecco perché. Vai, allora svelaci l'arcano, Totò, di questa bicchierata. No, si giocava con l'Umberti di Pierantonio e... Finita la partita, mi arriva un bicchiere di vino in faccia, ma cioè si aveva perso anche 2-1, quindi... Avevate perso anche? Sì, quindi... Per fortuna. Però... Per fortuna. Hai capito chi ti aveva lanciato quel bicchiere? No, c'è il presidente. Tu vuoi sapere? Guarda, te lo dice Lorenzo Bambini, inquadriamo Lorenzo, aspetta, prenditi la telecamera, perché Lorenzo sa, è stata Vanessa, esatto. Sì, è stata tu Vanessa, giusto? Infatti no, ha riconosciuto il vino prima, infatti ha detto, mamma. L'ha riconosciuto subito. Il bicchiere di vetro senza vino, te tira. Io senza vino. Torniamo un attimo seri, in addirittura d'arrivo lo facciamo con chi? Con Totò Pica. Abbiamo detto, verrai non appena segnerai un gol decisivo al 90esimo, guardate un po' il gol che ha firmato domenica scorsa contro il Villabiagio, eccolo qui, palla presa praticamente a 70 metri, credo non avessi mai fatto uno scatto così in carriera. Ma tutto manchi l'allenamento, quindi... Supera tutti, una serie di batti e ribatti, guardate com'è contento Leonardo Bambini per questo gol che ha fermato la corsa. L'ha fatto anche a noi a Trestina. Esatto. Punisce un po' questo è il perdona nessuno, l'altra era l'1-2. Capito? Un po' di differenza. Lui avendo dovuto fare il 2-2. E adesso non cambiate canale, restate con noi a Caffè Sport. Chi ce lo dice? Totò Pica in Gujarati, insomma la lingua dell'India. Vai, sì, esatto. Allora prenditi la telecamera di Francesco Scapicchi, primo piano secco su di te. Vai. Lì. Non cambiate canale, restate con noi a Caffè Sport. Cenala. Cenala badalava mate nati copi ramato tiunare che va. Perfetto. Bravissimo.